Gentili telespettatori, buona giornata, sondaggio eh, Piepoli, Rai News 24 sulle intenzioni di, di voto politiche nazionali. Vediamo che ci sono i tre partiti che pagano la caduta del governo Draghi, Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Crisi provocata dal Movimento 5 Stelle, governo fatto cadere da Lega. E Forza Italia. Se notate, tutti e tre perdono l'1,5%. Vediamo che Fratelli d'Italia rimane il primo partito con il 23%, cresce dello 0,5% sulla precedente rilevazione, mentre il PD di Enrico Letta è poco dietro al 22,5% e crescono dello 0,5%. La Lega perde lo 0,5% e scende al 14,5%. Il Movimento 5 Stelle perde lo 0,5% e scende al 10,5%. Forza Italia perde lo 0,5% e scende al 7,5%. Poi vediamo Azione e più Europa insieme sono al 5%. Questi sarebbero i soli 5 partiti a poter entrare. Nella prossima legislatura perché sapete che c'è una soglia di sbarramento al 3%. Pertanto, tutti i partiti che sono al di sotto del 3% non potranno entrare nella legislatura e saranno fuori. Potranno sciogliersi, dividersi, ma sono fuori dalla politica, non c'è per loro nessun seggio disponibile. I partiti più grandi, chiamiamo così. Che rimangono fuori in questo momento secondo questo sondaggio sarebbero Italia Viva di Renzi con il 2,5% Europa Verde con il 2,5% Italexit di Paragone al 2% sinistra italiana al 2% vediamo insieme per il futuro il partito di Di Maio che cresce dello 0,5% al 2,5% Vedete che da una parte il movimento 5 Stelle perde uno 05 e si sposta in Insieme per il Futuro che cresce dello 05. Insieme i due movimenti 5 Stelle possiamo chiamarli così hanno il 13%. Mentre Articolo 1 si ferma al 2%, tutti gli altri partiti messi insieme sono al 3,5%. Il primo partito in assoluto sono gli indecisi, gli astenuti che sono al 42%. Ma torniamo sui primi cinque partiti. Se vedete nel centrodestra abbiamo più 05 della Meloni e poi abbiamo meno 05 di Lega, meno 05 di Forza Italia. Quindi abbiamo un 1% di elettori in uscita e uno 0,5% in entrata vuol dire che i tre grandi partiti del centro-destra, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, hanno perso in una settimana mezzo punto percentuale. Per, e dove sono finiti? Eh, potrebbero essere finiti eh, in partiti di centro o nell'astensionismo. Perché se voi guardate, alla fine Forza Italia e Lega pagano il conto di aver fatto cadere il governo. Eh, Draghi, pertanto da questo si evince anche che non tutti gli elettori di Lega e Forza Italia vanno in Fratelli d'Italia. Un 50% andrà in Fratelli d'Italia, ma c'è un 50% che si perde o nell'astensionismo o verso i partiti di centro. Qui abbiamo un centrodestra che facendo le somme. Abbiamo 34, 36, 37, 38, 45,5. Se non faccio male il conto, proviamo a rifarlo. Allora, 23 più il 14,5 della Lega lo sto facendo a mente: 37,5. 45, prima mi veniva 45,5, adesso mi viene 45, comunque sono intorno al 45% eh, per cento, i partiti di centrodestra, mentre, vediamo, rifacciamo per una terza volta, allora 23 più 14, abbiamo 23,33, 34,5,36, 36, 37,5, più mezzo punto di Forza Italia andiamo a 38 più 7, 45, sì, i partiti di, di centro-destra, almeno i tre più grandi, hanno un 45%. Mentre se andiamo a vedere, il centro-sinistra potrebbe eh, racimolare, abbiamo il 22,5% del PD, poi potremmo avere questo 5% di Calenda, potremmo avere il 2,5% di... Italia viva, potremmo avere Europa verde 2,5%, potremmo avere sinistra italiana con un 2%, potremmo avere articolo 1 con il 2%. Insieme per l'Italia, in teoria, sarebbe incompatibile con Calenda che dice o noi o loro. Quindi la sinistra... Senza il movimento 5 stelle potrebbe avere, fatemi fare un conto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, potremmo avere allora 14 più 22,5, 37,5% il centro sinistra e 45% il centro destra. C'è una distanza di 7,5 punti percentuale, di percentuale, e però abbiamo un astensionismo al 42% che è enorme. Molto si gioca sull'astensionismo e poi sulla veridicità di questi sondaggi. Quanto possono essere attendibili i sondaggi? Danno un errore che va da più... 2,5 a meno 2,5, cioè un partito che al 20% potrebbe essere al 22,5 come al 17,5, con una forbice che va del 5%. Ecco. Insomma, eh, bisogna prendere questi sondaggi con le pinze, abbiamo fatto alcune valutazioni, il centrodestra per adesso rimarrebbe in vantaggio di almeno 7,5 punti. Percentuali se dovesse attaccarsi anche il movimento 5 stelle, a questo punto sarebbe in vantaggio il centro sinistra con 47 eh, 47 48 a 45 però dovrebbero essere tutti insieme. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di. Giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, grazie a tutti.